L'autorità distrettuale del fiume Po ha emesso una nota sintetica riguardo alla situazione idrologica di tutto il distretto padano. La situazione ha queste caratteristiche. Dal crinale appenninico sino al fiume Po, nella zona emiliana, la pioggia dei giorni scorsi ha favorito una diminuzione del problema e una mitigazione del rischio di siccità in un'area molto fragile perché non ha grandi invasi e non ha grandi magazzini d'acqua. E quindi quest'acqua ha favorito ovviamente la possibilità di portare a maturazione le coltivazioni importantissime nella zona emiliana. Un problema invece molto serio c'è nella zona della Romagna, da Bologna, dal fiume Reno sino al mare Adriatico, perché piovendo a macchia di leopardo, quella è una zona che è stata colpita poco dalle precipitazioni e quindi lì c'è una situazione molto allarmante e molto fragile. Altro problema nel distretto padano è quello del Lago Maggiore, perché a meno 0,35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende non ha piovuto anche in quella zona. Questo ci dice l'importanza di riempire i laghi e di farne un uso come giacimento e magazzino per poter prelevare e derivare l'acqua quando c'è bisogno, come in queste occasioni. Pioverà in modo copioso. Diminuirà la portata di circa 8 gradi, è una buona notizia. Speriamo che piova in modo diffuso e in modo, diciamo, senza creare i danni come sono successi nei giorni scorsi, sono capitati nei giorni scorsi nel Veronese, perché questo ci preoccupa molto.